Amici di Telegolfo, un saluto dall'esterna 2 di RTG e benvenuti qui sul campo di Marini Minturno, il Palaborelli. Le immagini di Zena Palombi vi mostrano già le squadre al centro del campo con i due capitani a scambiarsi il saluto per quella che è una gara importantissima. Il Minturno ospita Little Pool, la capolista di questo campionato, che si presenta a Minturno per cercare di scappare via. Ovviamente un passo falso del Minturno porterebbe un più 15 al momento, che potrebbe cominciare a essere pesante per l'economia del campionato. Andiamo a conoscere le formazioni in campo. Little Pool con numero 1 Ferrari, 2 Frattini Emanuele, 5 Gravina, 6 Ermellini, 9 Cece, 10 Roberto Frattini, 11 Politi, 14 Cintado, 20 Macias Gravan, 22 Beltrano, 30 Rodriguez, 55 Calascione, allenati ovviamente dal signor Biarcardi. D'altra parte il Minturno risponde con Torres Iborra, Treglia Giovanni Ruben, col 5 torna Tiago Bestetti, col 6 Da Silva, 9 Vanderlei, 10 Texera, 13 Cardillo, 17 Panata Tomaz, 19 Antonio Esposito, 20 Ruiz Garcia, 23 Mario Corrente e il capitano, il numero 12 Renato Petronzio. Il mister è Augusto Vanderlei. Un turno che è fermo con le quattro frecce da ormai quattro giornate, oltre la Coppa, ha dovuto lasciare anzitempo la squadra di Vanderlei la Coppa Lazio dopo la sconfitta con lo Juvenia 3-5. Ovviamente aggiorniamo il risultato per onor di cronaca, visto che si è giocato quasi due settimane fa, ma il Minturno non gioca tra le mura amiche ormai da un bel po' di tempo. Pronti i cinque in campo per Little Pool. Ci saranno Rodriguez, Frattini, ovviamente il portiere Ferrari, completare il quadro il numero 14 Cintado e Ippoliti, se non vado errato, il numero 11. Dall'altra parte Vanderlei, Bestetti subito in campo, Moriglio, Texeira e Iborra. Andiamo solo l'ok per iniziare a giocare. Zena Palombi indugia già sulla linea di centrocampo. C'è un piccolo problema a una porta. Little Pool che vuole fare bottino pieno sul campo del Minturno. Minturno che deve fare i conti con questo dicembre, che sicuramente sarà complicato, non solo dal punto di vista di gioco, visto che ci saranno partite importanti, ma anche dal punto di vista del mercato. C'è una spada di Damocle che vibra sulla testa dei minturnesi e il presidente Ciaccio dovrà sicuramente, in caso negativo, dovrà trovare delle soluzioni a stretto giro di posta, come si suol dire. Tutto pronto. Il tuo arbitrale sta per dare il via alla contesa, 20 minuti effettivi di gioco. Parte ora la gara, inizia Little Pool a giocare con il numero 2 Frattini, larga per il numero 14 Cintado, subito all'indietro il gioco di Politi per Cintado, prova a penetrare Cintado, il tiro, subito un'occasione da segnare sul taccuino. Iborra fa ripartire il pallone per Bestetti, tocca il suo primo pallone dopo il ritorno a Bestetti, palla messa fuori, la rimessa che sarà per Little Pool, pallone che gira per le maglie nere, di qua per Cintado, Vanderlei che praticamente fa la pivot avanzato in questo caso, Frattini, pallone allargato per il compagno di squadra Rodriguez, allora a centrarsi poi Politi, ex Serie A Ippoliti, giocatore di altissimo livello, potremmo definirlo così. Pallone giocato per Frattini, verticalizzazione per Ippoliti, subito dietro, serie di scambi, tanto movimento per Little Pool, mentre il Minturno se ne sta rintanato, poi Texera ruba per un attimo un pallone, c'è un piccolo incidente per Frattini, poi Murillo, il tiro e pallone in angolo, altra azione pericolosa del Minturno con Murillo che andrà a giocarsi questo corner, lascia il pallone sul posto ovviamente Texera, nulla da fare per lui, allora tutto dietro, si riparte da Vanderlei,
Pallone giocato da Bestetti, si perde nel vuoto, allora Ippoliti può gestire lui il pallone. Bestetti, giocatore che è ritornato al Minturno, mentre manca ancora Brossi a Mr. Van der Ley. Intanto buona azione per il Talpul. Due squadre lo scorso anno si giocarono i playoff. Intanto qui azione pericolosissima con la palla che sfiora di poco i pali protetti da Iborra. Diciamo due squadre che l'anno scorso si giocarono i playoff. Il turno perse nella gara proprio casalinga. Sarà Van der Ley a giocarsela, pallone che riparte in questo momento per Bestetti. Bestetti all'indietro proprio per Van der Ley, il pallone torna sul posto, poi Fratini ruba un ottimo pallone. Murillo avanti per Bestetti, triangolo larghissimo a cercare Teixeira. C'è avanti Murillo, perde un attimo la pilla con il pallone, sfera che termina fuori, si ferma il tempo. Pallone da rimettere per il Talpul, subito giocato. L'avanzata del numero 30 Rodriguez, pallone che si ferma in fallo laterale proprio in zona panchine. La ripartenza di qua per il numero 14 Cintado. Il Talpul che fa girare il pallone quasi a tutto campo. Rodriguez avanti per Cintado, lo stop a seguire dietro per Ippoliti, il tiro, risposta di Borra, si rifugia in fallo laterale. Rimessa che sarà ancora di Talpul quando sono passati 2 minuti e mezzo di gioco. Pallone per Fratini, la gioca un po' pericolosamente davanti alla propria area di competenza, c'è la chiusura di Murillo, buono il disimpegno, ancora Fratini alza un pallone che termina fuori. Nulla da fare, messa laterale. Bestetti già battuto per Adriano, Teixeira per Murillo, ancora Teixeira, la gira, non trova un compagno, poi Van der Ley, ancora Murillo, si difende da Fratini, l'attendeva quasi, vorremmo dire così. L'apertura di Van der Ley qui si perde nel vuoto, nulla da fare per lui. Sfera che riparte proprio da Ippoliti, pallone giocato dal numero 11. Poi bella la palla per Cintado e ancora una volta Iborra ci mette una pezza, potremmo dire così. Calcio d'angolo per il Talpul, il primo per Ippoliti, il tiro, Iborra che modo para, poi si ferma il pallone a terra Bestetti. Ripartirà Iborra, ma tutti in panca. Primo time out. Le squadre così potranno rifiatare quando praticamente mancano 16:38 da giocare. Squadre in panchina. Subito Van der Ley va a ragionare con i suoi. Un turno comunque contratto, comunque che deve rintanarsi, è al cospetto della prima della classe. Si può fare a meno di una situazione del genere per i ragazzi di Van der Ley, mentre sicuramente il mister della squadra ospite Biercardi avrà qualcosa da dire ai suoi che stanno bussando alla soglia del Minturno, ovviamente al momento senza trovare gol. Terminato il time out, rientrano in campo i 10 che hanno iniziato la gara. Nessuna sostituzione. Pallone lo giocherà Teixeira. Pallone che riparte per Murillo. Avanti per Bestetti. Il tiro di Bestetti. Buona la parata da parte di Ferrari. Può giocarla allora per Fratini. In mezzo a un pallone pericoloso. Poi il lancio in avanti. Il taglio per Ippoliti. Il tiro. E qui ottima parata e applausi per Iborra. Ancora una volta una parata determinante per Iborra per salvare lo 0-0. Ippoliti del primo palo non passa il pallone, avanti per Murillo, contropiede che si ferma un po' per Murillo, deve tergiversare con la sfera, passaggio verso Bestetti, Murillo tutto chiuso, nulla da fare, non si chiude il passaggio. Dovrà giocare il Minturno questo pallone in attacco. Bestetti
all'indietro a cercare Vardellei. Il giro palla del minturno Adriano, deve tornare direttamente da Vanderlei. Vanderlei salito già lì dal pull a marcare altissimo Murillo. Lo stesso palla, poi il passaggio ancora per Bestetti, tutto chiuso lì dal pull, c'è il fallo. Fallo, secondo fallo dell'Ital Pool, bravo Bestetti in questo caso prendersi il calcione, vorremmo dire così. La giocherà Ippoliti, anzi la giocherà Vanderlei. Ippoliti a costringere l'arbitro a posizionare la barriera. Potrebbe cercare anche la conclusione di potenza Vanderlei. Parte Vanderlei, tutto sul primo palo, c'è un giocatore che intercetta, saltava di Fratini, può ripartire di Talpul, rimasto in posizione Bestetti, la sfera che termina fuori, rimessa che sarà da giocare per la squadra ospite di Talpul, lancio in avanti dove c'è sempre una spina in fianco chiamata Cintalo. Murillo si ferma, non riesce a far passare il pallone, sfera che però arriva nella zona di Vanderlei. Lanci in avanti del Murillo che si è sganciato bene, la chiusura e qui c'è fallo, abbastanza pesante il fallo subito da Murillo. Frana a terra subito sul pallone Bestetti, Vanderlei sul pallone, potrebbe cercare la conclusione di potenza ancora una volta Vanderlei. Arretrare il pallone, c'è Adriano a disposizione per un eventuale triangolo. Bestetti defilato sulla sinistra, anche se Vanderlei sembra puntare verso Ferrari. Esce addirittura dall'inquadratura con la lunga rincorsa, la botta di Vanderlei in qualche modo Cintato respinge lui, mette fuori. Pallone che riparte adesso per il minturno Vanderlei, con la palla Murillo che era libero. Bestetti la gioca verso Vanderlei, si ferma Murillo, Cintato lo fronteggia, Murillo ancora verso Teixeira. Minturno che adesso sembra essere più presente nell'altra metà campo, potremmo definirla così. Rimessa che sarà da giocare per la squadra di casa. Murillo per Vanderlei, lo scavetto per Bestetti, arriva su di lui Ippoliti, Bestetti si perde il pallone, poi Ippoliti va in zona Ferrari, la chiusura, pallone messo fuori e qui cade a terra Bestetti, sembra aver subito danni il giocatore del minturno. Tutto ok, nulla di grave, allora si rialza Ippoliti, la batte lui ma fuori posizione, l'arbitro blocca tutto, posizioni invertite e ammonito anche Ippoliti, ammonito Ippoliti quando siamo al 14esimo, quarto fallo, anzi no, terzo fallo, pallone che dovrà ripartire per il minturno, rimane lì in avanti. La sfera praticamente non entra neanche in campo. Bestetti può giocarla, la gioca sul corto, Vanderlei non riesce a intercettare, quella pallone è fuori ma questa volta in angolo con i minturnesi che potranno attaccare, anzi no, sfera Bestetti, Murillo e Ippoliti, chiude tutto, passaggio per il numero 20 della squadra ospite Machas in campo dopo il time out. Tanto Machas per poco non riesce a incunearsi, Murillo si rifugia indietro per Vanderlei, Vanderlei la per Bestetti da quest'altra parte, Teixeira fermo in turno in questo caso, pallone per Murillo, un filtro e poi Murillo deve ritornare sui suoi passi, si ferma presso la panchina,
Anderlei, ancora il pallone arretrato per lui, in avanti per Bestetti. Bestetti qui non riesce a portarsi il pallone avanti, si ferma, dona il pallone praticamente al Little Pole mentre va fuori Fratini. Sfera che è già ripartita, uscito Fratini. Intanto Macias a tu per tu con Iborra, riesce in qualche modo a intervenire Iborra, ma la palla è andata fuori dopo il primo tocco del portiere. Battuta già dai Polti la palla verso Cintato, uno dei migliori dei suoi, mentre è entrato il numero 9 Cece. Cintato per Ippoliti, in qualche modo riesce a mettere il pallone indietro, c'è di qua Macias, servito, messo con Bestetti, lo lascia sul posto, ancora Macias, si accentra il tiro, pallone alto, una bella azione di Macias che ne ha saltati due, poi ha trovato il tiro verso Torres. Andreleo, scavetto per Texera, palla fuori, al giocherà Macias per Cece, pallone che resta lì, può ripartire Cintado, qui Cece non può intervenire, fuori Murillo, dentro Panat Tomas, fuori, no, sembrava andare fuori Bestetti, Murillo è ancora dentro, fuori Bestetti, va dentro Ruben Treglia, tanto Ippoliti, buono il pallone per lui, chiude tutto Vanderlei, un turno che si era perso un po' nei cambi e qui arriva un fallo su Murillo, quarto fallo quando mancano 12 minuti e 31. Little Pole un po' nervosa, potremmo definirla così. Intanto non si chiude il triangolo, è entrata anche da Silva, è uscito Texeira. 12 e 23 da giocare, Macias, anzi Cintado, adesso Macias, ancora per Cintado contro da Silva, prova a salutarlo, arriva Vanderlei, chiude lui, rimessa che sarà da giocare per la capolista. Punteggio però ancora d'occhiale tra le due formazioni, un turno che sembra esserci almeno fino a questo momento sul pezzo. Cece per Macias, va Macias, accelerazione Vanderlei, richiude ogni varco, può partire allora Torres nel rinvio verso Murillo, tutto chiuso, gioca praticamente davanti alla propria area, il minuto adesso Treglia chiude, deve ripartire all'indietro da Murillo. Murillo ancora all'indietro, Vanderlei qui sbaglia l'appuntamento con il pallone, nulla a fare, rimessa che sarà per Cece e compagni, già battuta verso Ippoliti. Vai il pallone avanti per Macias, Macias prova a sbilanciarsi in avanti, nulla a fare, chiude tutto Vanderlei, un muro questo frangente. Treglia verso da Silva, scambio per Murillo, indietro per Vanderlei, scambio un po' avventato ma comunque chiuso tra i due giocatori, da Silva non riesce a recuperare il fallo laterale, già battuto il pallone, sfera fuori per Little Pole che quando parte quasi avvolgente nel gioco, va Torres, lancio in avanti Murillo, in qualche modo riesce a stoppare, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Pallone per Macias, si tiene la sfera Macias Gravan, apertura per Cintado questa parte, Cintado prova a rientrare a indietro per Ippoliti, questa volta fa da perno centrale, il tiro di Macias chiude l'azione in fallo laterale. Sono cambi nel minturno, Treglia, Vanderlei, da Silva, Iborra e Panata Tomas, questi giocatori in campo, adesso è uscito Murillo a prendersi un po' di ossigeno, potremmo definirlo così. Vanderlei per da Silva, cerca il varco da Silva, il tiro e qui Ferrari fa una bellissima parata. Treglia poi torna indietro da Iborra, Panata Tomas si spazia su tutto il campo in queste azioni, si vede la qualità delle due rose, un turno che aveva perso, potremmo dire così, a Pil con questo tipo di partite negli ultimi tempi, sono arrivati i risultati utili. Adesso dopo i primi 10 minuti 0-0,
Fratini tornato in campo per Macias, Ippoliti, avanti c'è Cece, va Fratini, Macias restituisce il pallone al proprio giocatore, Cece viene a prendersi il pallone, si è messa con il 3-1 Little Pool al momento. Ippoliti verso Fratini, c'è campo libero, supera Treglia, azione pericolosa, forse voleva il fallo qualcuno di Little Pool. Fatto sta che Fratini si è andato a chiudere in un bel po' di traffico, il pallone è terminato fuori, rimessa che sarà però a favore della squadra ospite. Pallone perso, Bestetti, contropiede, palla fuori di Bestetti, bella l'azione pericolosissima del Minturno, nulla da fare per i giocatori in maglia bianca. Ippoliti avanti per Fratini, dietro la sfera, poi Cece, cercare Fratini, Ippoliti, Fratini, adesso il numero 30, si tratta di Rodriguez, rientrato in campo, avanti, Borra, la Thomas non aggancia, allora la gioca Little Pool, il lancio in avanti, qui Borra anticipa, secco Rodriguez, lancio in avanti, Ferrari, superato Thomas, sfera fuori. Rifiata un po' il Minturno, anche Little Pool sta spendendo tantissimo. Le squadre che stanno dando a questo inizio di partita. Bello il pallone per Da Silva, tutto fermo. Minturno che paga l'assenza di Brossi. Sente ormai da più di un mese Brossi. In avanti a cercare il pallone da Thomas, è vero che si è recuperato Bestetti. Ma Bestetti che deve ancora affinare le armi, potremmo dire così. Vanderlei porta a passeggio il pallone. Il pallone per Bestetti, Da Silva. In avanti Panato Thomas. Indietro per Da Silva e qui in turno si complica la vita. Concede un pallone in attacco per la squadra ospite. Mentre è entrato anche Roberto Fratini. Due Fratini in campo adesso. Pallone per Ippoliti, la bomba di Borra, sponde alla grande su questo pallone, messo adesso fuori, ma che botta che ha calciato Ippoliti. Anderlei per Da Silva, Murillo, e qui c'è fallo, il quinto fallo per Little Pool. Ippoliti ha qualcosa da dire al direttore di gara, quasi d'accordo con la decisione quest'ultimo. Ah, non è fallo, anzi è fallo laterale. Quattro i falli per la squadra ospite, 0 per il Minturno al momento. Controllo da parte di Rodriguez, si accentra, adesso ci prova con i tiri da fuori, il Little Pool a scardinare la porta di Borra. Anderlei per Murillo, prova a seminare l'avversario, si rifugia all'indietro, Vanderlei la botta, Ferrari risponde presente, giro palla, qui fermi tutti perché c'è il fallo da parte di Bestetti, primo fallo del Minturno. Minturno che soffre un po' lo schema 3-1, schema che sta adottando adesso Little Pool, anche se sta giocando benissimo al momento la squadra di Vanderlei. Ovviamente bisognerà vedere la tenuta delle due formazioni, anche perché più alto è il ritmo nel primo tempo più è difficile mantenerlo man mano che si va avanti. Rimessa in attacco per Ippoliti e compagni, Little Pool pronta a calciare, torna verso Rodriguez, non aggancia, sfera messa fuori, battirà Da Silva per Vanderlei. In avanti per Murillo, buono il suo aggancio, domestica il pallone, Murillo messo giù, non c'è fallo, tutto regolare. Rodriguez, non parte Little Pool, Fratini, va in mano dei Fratini, si accentra adesso per l'altro Fratini, Roberto, non la fare, non si passa. Anderlei, Da Silva, forse fuori, infatti è così, arriva il fischio a bloccare tutto. Si scalda Teixeira, pronto a rientrare,
Ippoliti porta il pallone lui, poi il regista, il pivot di questa squadra, mentre c'è il palo pieno colpito da Fratini. Gioco fermo, ci sono problemi di Borra. Allora ne approfitta di Talpulo per fare una specie di briefing a metà campo tra Rodriguez, Fratini e Ippoliti. Guardato adesso da Tiziana Palombi. Tanto è uscito da Silva, è entrato Teixeira. Questo è il cambio attuato dal Minturno. Mentre non si rialza ancora Iborra. Sarebbe una brutta perdita Iborra, almeno per la pila che sta avendo a questo inizio di gara. Per il Minturno Iborra si è ben distrigato fin qui. Sembra essersi rialzato Victor Iborra. Speriamo non sia nulla di grave. Però il fischio che fa ripartire il gioco. Poi direttamente cerca direttamente verso Iborra. Vanderlei, Bestetti in avanti. Ferrari esce al limite dell'area. Fine, si ritrova il pallone tra i piedi. Non è riuscito a pungere in contropiede. Ippoliti verso Fratini. All'indietro per Ippoliti. Pronto a partire l'altro Fratini. Arriva il triangolo largo. Sfera fuori. Pallone che si perde in out a 6 minuti tondi prima del suono della sirena per il riposo. Murillo per Iborra, passaggio per Bestetti, prende in controtempo Adriano, nulla da fare per il giocatore numero 10 del Minturno. Fratini per Ippoliti, praticamente uomo cardine, non è mai uscito Ippoliti fin qui. Il giocatore di Serie A abituato ad alti livelli. 5-38, Fratini cerca un compagno, serve però Vanderlei. Vanderlei vorrebbe addirittura calciare, lo fa, però lo fa sopra Rodriguez quando ormai i muri si erano alzati. Bestetti verso Murillo, Torres. Anche di un gol tra le mura amiche di Borra Torres nella partita contro il l'Aprilia. Murillo avanti a cercare Teixeira, il pallone Teixeira è tutto chiuso, l'Italpullo quando può raddoppia e qui Fratini mette giù Murillo, non c'è fallo sul direttore di gara. Ippoliti è scattato in avanti, era forse un fallo di sfondamento Murillo. Intanto Vanderlei chiude il varco, Fratini e Vanderlei, va via Vanderlei, c'è Adriano nel mezzo, si ferma Vanderlei, alla fine in qualche modo il pallone si ferma e qui lo conquista ottimamente il numero 10 Fratini, lo manda fuori. 4:31 da giocare, rimane in attacco di Talpulo che sta facendo praticamente densità a tutto campo. Pallone verso Murillo, Teixeira è salito di Talpulo, lancio in avanti di Borra, praticamente regala la sfera al portiere ospite. Già partito il pallone per Ippoliti, il tiro di Borra e qui Machas, sfera messa fuori, ma che miracolo che ha fatto Borra. 4:14, rimane ancora a terra Iborra, ma praticamente ha fatto un'opera d'arte, potremmo definirla così, Iborra, nel salvare questo pallone. Rimane a terra Iborra, non si alza ancora. Intanto rivediamo il replay, si sta alzando il portiere, c'è il tiro di Ippoliti, la prima parata e poi la seconda.
Intanto torniamo in diretta, pallone messo fuori. Quando mancano 4 minuti e 0-1 da giocare, si riparte con la sfera a favore del Minturno. Murillo cerca il varco, Murillo si era aperto un buon varco sul lato destro, messo fuori il pallone. Sfera che è già ripartita, pallone di Machas, anzi Rodriguez la mette fuori, già battuta la sfera per Vanderlei. Vanderlei cerca il passaggio su Fratini, gli spara addosso un pallone che termina fuori. Bestetti per Murillo, c'è anche Cardillo, è entrato in campo ultimamente. Murillo tornato Cintado, Rodriguez, Fratini, Emanuele ovviamente e Ippoliti in campo per la squadra ospite. Tralasciamo i portieri, qui c'è il fallo, quinto fallo per la squadra ospite, quinto fallo. Da qui in avanti bisognerà stare attentissimi. Ho messo Cintado, il quinto fallo. Cintado, Rodriguez, Fratini e Ippoliti in campo oltre al portiere Ferrari, mentre riparte la sfera. Iborra lancia in avanti, è quasi un porta a porta con Ferrari. Portiere verso Ippoliti, il tiro di Ippoliti, fallo laterale, grande potenza nel tiro, giocatore numero 11, mentre va dentro Panata, va fuori Murillo, sembra le prese con una fastidiosissima pubalgia. Vanderlei in avanti, il pallone termina fuori, un regalo praticamente per Little Pool in questo frangente. Per giocare la squadra in maglia nera, pallone di Cintado, mentre rientra Cece, subito servito il, anzi non è Cece, è Armellini. Pallone in avanti, ancora una volta Iborra ci mette una pezza, però non è stato toccato da Iborra, quindi palla fuori, rimessa che sarà da giocare per i minturnesi. A terra per Vanderlei, un pallone pericolosissimo, tiene a debita distanza Rodriguez. Vanderlei, sfera che viene liberata poi da Cardillo, lancia in avanti per Panato Thomas, fa sfilare fuori il pallone della squadra ospite. Rimessa che sarà per Ferrari, pallone riparte al 2-18, il Poldi per Armellini, pronto a partire di qua Cintado, verso Rodriguez la sfera, la lascia sul posto, vorremmo dire finire così. Vanderlei, sfera fuori, già ripartita, ricerca il varco Little Pool, sfera fuori, altra azione pericolosissima, dobbiamo definirla così, anche se il pallone era già uscito, quindi non può annoiarsi dalle azioni pericolose. Questa, lancio di Torres per Panata Thomas, riesce il pivot a tenersi il pallone, già ripartito Ippoliti, la gioca lui verso Cintado, buono il suo stop, la presa con Cardillo. Ippoliti cerca lo scambio con Cintado, si è defilato Ippoliti a cercare il dribbling Rodriguez, Panata Thomas si prende la sfera, sta ritornando tutta lì dal pool. Panata Thomas fa la cosa più complicata in questo frangente, sfera fuori, si ferma il tempo a 1:30. Con questa sfera fuori per il turno 0-0, mancano i gol, ma lo spettacolo c'è, è pure ad alto livello tra le due formazioni. Murillo si prende il pallone, cercherà di prendersi qualche fallo per trovare il tiro verso la porta, qui Cardillo però si trascina il pallone fuori, pallone sparato su Cardillo. Vanderlei carica verso il sinistro, Murillo si ferma per Cardillo, il tiro, c'è il gol, 1-0, Cardillo la mette dentro e cambia il risultato di questa partita, 1-0 Minturno, firmato Cardillo. Bellissimo il gol con Murillo a fare da pivot, e praticamente quando manca 1:14 Minturno cambia la situazione, 1-0. Si ritorna a giocare, Armellini, Ippoliti, Cintado e Rodriguez, questi uomini di movimento. Intanto Rodriguez proprio su Cardillo cerca il varco, Cintado si libera bene, il passaggio verso Armellini non si conclude, sfera fuori, minuto tondo.
Messa che sarà da giocare la Vanderlei. Chiama gli uomini dietro Vanderlei, anche se in questo modo fa risalire il pressing della squadra del Little Pole. Parte il pallone del mister Teixeira, tutto chiuso, allora si rifugia dietro per Vanderlei, che in alcuni casi sembra quasi giocare da fermo, ma sposta gli equilibri in un modo devastante. Adesso pallone fuori, rimesso già battuta, il poli per Cintado. Rodriguez in avanti, non filtra il pallone, Bestetti può giocarla lui, si ferma, ragiona un po', anche perché le squadre sono stanche adesso, cercano di recuperare i minuti a gioco fermo. Qui il pallone va a finire fuori, non da fare. 30 secondi per l'assalto finale di Talpone in questo primo tempo. Pallone verso Ippoliti, lancia a cercare Armellini, si gira un po' macchinosamente in questo caso Bestetti, riesce a tenersi il pallone, non commette fallo con la squadra ospite. Adriano all'indietro, addirittura di Morillo, è uscito Bestetti, stanchissimo Bestetti, entrato da Silva, pallone in lungo linea, da Silva riesce a tenerlo giocabile, ancora dietro per Adriano, pallone pericolosissimo, poi ancora da Silva, non riesce a sfondare su Armellini quando mancano 5 secondi. Vanderlei la giocherà all'indietro per Murillo, anche perché l'obiettivo è scaricare il cronometro e andare tutti a riposo. 1-0 al momento, la decide Cardillo, 1-0, anche se là dietro Vanderlei sta giocando una partita sopraffina. Linea che va allo spogliatoio per il breve riposo. Little Pole che è già tornata sul terreno del gioco, è tornata praticamente molto prima del minturno, il turno che si è presentato ora. Murillo, Teixeira, Vanderlei e Bestetti in campo, oltre ovviamente a Iborra, il portiere. Dall'altra parte Ippoliti con il numero 14, Cintado, Fratini e Cece, oltre al portiere Ferrari. Scalcia Murillo, pronto a iniziare la seconda parte di questa contesa. Little Pole che nonostante sia arrivata ai 5 falli non ha concesso, potremmo dire così, il tiro libero al minturno. Palazzetto che comincia a essere un po' freddo, potremmo dire così. Sembra tutto ok, dobbiamo solo aspettare il ok per partire la gara. 20 minuti che partono in questo momento, col minturno in avanti 1-0, l'arbitro blocca tutto perché qualcuno ha superato prima del tempo la metà campo. Allora si ricomincia, Vanderlei, il pallone giocato dal minturno, Murillo, c'è avanti Bestetti, preferisce giocarla in minturno con Teixeira che ha possibilità di potersela giocare, avanti il tiro verso il portiere Ferrari, nulla da fare, in turno allora Cintado, Fratini, però verso Cintado, in avanti a cercare Ippoliti, c'è su di lui Teixeira che gli sradica il pallone, non c'è fallo sul direttore di gara. Vanderlei avanti per Bestetti, si gira e tira Ferrari, buona la sua parata, lancia in avanti, non può arrivarci Cece in questo caso, pallone che si ferma, dovrà ripartire con la rimessa da giocare con Vanderlei verso da Silva, lo scambio Vanderlei ancora da Silva, sfera messa fuori, non è riuscito a intervenire Teixeira, adesso la bomba murata proprio da Teixeira, Cece cerca il valco, pallone che termina abbondantemente al lato, potrà ripartire Iborra, la rimessa per Vanderlei, l'allenatore la gioca su Murillo, riparte Ippolito, attende Vanderlei, non si fa superare in questo caso, verso da Silva la sfera, pallone toccato da Cintado, messo fuori, messa già battuta da Little Pole con Cintado che questa volta non aggancia, il pallone gli scappa via, per giocarla Vanderlei. La battuta verso Teixeira, pallone deviato fuori, ancora un corner,
Anderle addirittura chiede per Murillo, al domestico il pallone, lo fronteggia Cece. Murillo deve ripiegare, poi la gioca su Da Silva. Da Silva la gioca su Texera, praticamente nella propria metà campo. Murillo la giocata nello stretto per Vanderlei, lancio in avanti Cece e qui finisce giù Murillo. Fratini avanti per Cece che non aggancia. 18 e 21, pallone già battuto da Iborra. Secondo tempo che sicuramente sarà giocato con propensione offensiva la squadra ospite. Intanto Ferrari lascia scivolare il pallone fuori, si accontenta la rimessa dal fondo, la gioca il portiere Cece, non riesce a tenere il pallone giocabile, appoggia fuori, rimessa di Vanderlei per Murillo. Texeira qui perde il pallone, Fratini bravo a sradicare la sfera, poi la serva all'indietro per Cintato. Ippoliti in avanti per Cece che quasi fa da sponda per Ippoliti, ma capisce tutto Murillo, poi intercede dall'altra parte mentre è a terra Bestetti, problemi fisici per lui. Pallone messo fuori, potrà giocarselo Murillo. Passaggio verso Vanderlei, va il numero 9, la appoggia per Murillo. Da Silva in qualche modo riesce a giocarla verso Murillo, ma Cece capisce tutto. Da Silva l'apertura per Texera, non si intendono i due. Il rilancio Cintado, ancora Cece, Ippoliti, dette i tempi, quasi un allenatore in campo, potremmo dire che ci sono due allenatori in campo. Cece, passaggio per Fratini, carica il destro, sfera fuori, nuova fare per questo tiro dell'Italpool, dentro Treglia, fuori Texera, come già battuto per Da Silva. Treglia, Murillo, Da Silva si muove il minuto in avanti, Treglia, tutto è chiuso e poi il gioco di prestigio, Treglia 2-0, la mette dentro Ruben Treglia, bellissima la sua giocata, 2-0 il minturno cambia il risultato con Treglia. Quando sembrava quasi un pallone perso, Treglia l'ha girato dentro, ha sorpreso Ferrari e adesso sarà sempre più un Interpol all'arrembaggio per ricucire il gap, anche perché la capolista ci tiene a uscire con punti dal campo del Minturno, un Minturno che l'ultimo mese ha ceduto punti praticamente alle dirette avversarie proprio del Vitalpool. Da Silva, il pallone per lui, può ripartire, semina Fratini, passaggio a cercare Murillo che non riesce ad agganciare, sarebbe stato un passaggione. Cintato, la battuta per Fratini. Fratini e qui Treglia commette fallo, congelamento in questo caso, era scappato via Fratini ma giustamente. È stato anche il capitano della squadra ospite, si tratta di Gravina. Si gioca da 4 minuti circa, anche se le squadre sono in campo da 7. Posizionata la barriera di Minturno, un solo uomo. Treglia va su Cintato, mentre Vanderlei marcherà Gravina. Libera anche Fratini poter tirare, mentre si è rialzato Bestetti. Tiro di Ippoliti, Iborra risponde presente. Allora già partita, 16-10 a giocare Fratini, si rifugia su Ferrari. Lancio in avanti Ferrari, Iborra fa buona guardia, può ripartire Torres. Lancio in avanti per Murillo, lo stop in qualche modo. Pallone giocato da Murillo, si intromette sul discorso Treglia, si va all'indietro da Vanderlei. Da Silva, non ci sono marchi, allora ancora per Treglia in avanti per Murillo, può mettere la differenza, frana a terra Murillo, pallone è rimasto giocabile, anzi no, sfera fuori Italpool, la partita che riparte con la squadra ospite di Marianera che cerca di attaccare. Fratini fronteggia Vanderlei, tende il movimento dei compagni, Fratini, non si aprono marchi, allora Ippoliti ancora per Fratini,
di qua per Cintato, va il numero 14 Vanderlei, si intromette sul discorso, prova la bomba e qui Ferrari para e mette fuori. Sarà corner per il minturno con Da Silva. Il pallone giocato verso Vanderlei, la ribattuta è qui, Bestetti butta le ortiche. L'azione mentre si giocherà la carta portiere di movimento per la squadra di Talpul, già pronta probabilmente l'idea. Ippoliti, passaggio per Cintato, cercare Gravina, il capitano tiene a debita distanza Murillo. Ippoliti staccano vista, lui e Vanderlei praticamente hanno giocato tutta la gara in campo fin qui. Silva, vediamo se Vanderlei riesce a tenersi il pallone. Sì, e poi spara fuori Vanderlei quando mancano 14 e 47 da giocare. Deve attaccare la squadra ospite, deve allontanarla un po' di più Vanderlei in questo caso. Frattini, pallone torna da lui, però il campo sembra essere in pendenza in questo frangente. Ippoliti verso Cintato, cerca il varco Cintato, preso con Bestetti, il tunnel che arriva verso, fino a Gravina, la chiusura di Torres, buona la parata del portiere che praticamente ha ridotto gli spazi all'attacco della squadra ospite. Tanto notizia, è uscito Vanderlei, è rientrato Teixeira. Murillo, Bestetti, Teixeira e Da Silva, un turno brasilero. Gravina aveva preso con Da Silva, pallone da quest'altra parte, Bestetti si prende la sfera, può ripartire in avanti ma strascina il pallone fuori, l'arbitro ferma tutto. Già giocato il pallone per Ippoliti, cerca la bomba alto sopra la traversa, pallone che potrà ripartire per Iborra che con tanta calma, non c'è bisogno di affettare, potrà giocarsi il pallone, lancia in avanti, non si intende con Murillo, già battuto da Ippoliti la sfera. Frattini, Frattini per Ippoliti, il tiro, pallone che rimpalla, rimane lì Bestetti, cerca Da Silva, triangolo che non si chiude, può ripartire il contropiede, potrebbe finirlo così, il tiro e c'è il gol, 2-1, la mette dentro Cintato. Cintato firma lui con questa azione di ripartenza netta, saluta il minturno e mette dentro il 2-1 che rimette in gioco la situazione. Adesso Vanderlei che chiama la calma ai suoi. Non è cambiato nulla, 2-1. Gravina, Cintato, Cece e Frattini, è uscito anche Ippoliti. Alla fine prima o poi dovevano fermarsi, anche perché questo calcio a 5 impone dei ritmi veramente forsennati, quasi impossibile per un giocatore rimanere in campo tutta la partita. Bestetti, non so, vuole, si chiude un po', Teixeira appoggia su Da Silva, in qualche modo tiene il pallone giocabile, Da Silva la finta, poi ci casca anche lui, il pallone che finisce fuori. Dovrà mettere a posto le scarpe il giocatore dell'Italpool al momento. 13-11, una partita apertissima come questa, con la capolista che al momento insegue Cece. Cintato ne supera 3, il passaggio in avanti, qui Borra la salva lui, ma Cintato ne ha superati 3 in un solo colpo e qui Da Silva si incarta un po', potremmo dire così, mette il pallone fuori, ha messo, doveva essere dell'Italpool, fatto stare il direttore di gara, lascia andare. Arriva il fallo su Bestetti da parte di Frattini, time out, tutti in panca a 12.46. Vanderlei chiama i suoi in panchina per ragionare un attimo, soprattutto per dargli ossigeno e tranquillità.
visto che al momento il Minturno è avanti 2-1, ma la squadra ospite sta bussando in maniera sempre più convinta per sfondare. Lei deve lavorare soprattutto sulla testa dei propri ragazzi, che hanno dimostrato di poter tenere l'urto a confronto della capolista. Finito il time out, tutti in campo. Pallone che dovrà ripartire, anche se non c'è ancora il via che arriva in questo momento da parte di Da Silva, avanti a cercare Murillo, andiamo a fare la parte di Teixeira, sfera messa fuori, riparto con la Cece per Fratini, giocata verso Cintato, dimostra di poter salutare gli avversari in qualsiasi momento. Fratini con la dita per Cece, Cintato si gioca in quella zona di campo, Fratini per l'onnipresente numero 14, muove ovunque, dai, vai con Cece, cercare Ferrari, il pallone si perde su Iborra, guarda che gioca senza guanti, tanto Da Silva prova a salutare Cintato, non si apre il varco, in mezzo Cece, non c'è nessuna maglia bianca, allora riparte il contropiede del Minturno che si sbilancia in alcuni casi, la mette fuori Teixeira, messa in zona molto pericolosa, pallone messo in mezzo, praticamente si è mangiato un gol della Vina, il pallone gli si è alzato sul piede, Cintato verso Fratini, riesce la giocata a Fratini, palla fuori, allora fuori Da Silva e dentro di nuovo Vanderlei, che praticamente ha riposato solo per un modo di dire. Adriano fa sfruttare l'avversario, ancora Vanderlei, prese con Cintalo, c'è Adriano che praticamente ha fatto tutto il campo, l'ha tagliato a metà, Vanderlei prova a portare a passeggio Cintato, lo supera di netto, poi impatta su Cece, adesso la ripartenza proprio su Cintato, e qui il fallo netto di Murillo, fuori Murillo, dentro Ruiz Garcia, dentro lui al posto di Murillo, Murillo che quando esce praticamente va a ricaricare le batterie, potremmo dire così, non termina mai gli esercizi di stretching per la pubalgia. Cece per Cintato, Fratini indietro, buona la giocata verso Rodriguez, partito Rodriguez, Fratini però non riesce a mettere il pallone sul piede, 10 e 47 da giocare sul campo, Bestetti deve posizionare il pallone, ripartire Luis Garcia, lo scambio con Teixeira, mentre Torres dovrebbe addirittura cercare l'avanzata, va in contropiede Torres, il pallone di poco al lato, buona provazione visto che si era aperto il varco, ci ha provato Torres, passaggio per Fratini, lascia sul posto per Cintato, Bestetti, e qui Adriano non riesce in due volte a trafiggere il portiere ospite. Buona anche però la risposta di Ferrari su questi due palloni. Vanderlei, il pallone è battuto, lo tiene Luis Garcia, si rifugia all'indietro su Iborra, gioca su Bestetti che deve scalciare in avanti, lo stop di Luis Garcia, poi si perde il pallone, poca malizia in questo caso, Cintato taglia di qua verso Rodriguez, ma Rodriguez prova ad ubriacare Adriano, il tunnel, poi palla di poco al lato, minuti e 0-2, manca praticamente
10 minuti alla fine del secondo tempo, alla fine della gara, palla che è terminata fuori. Torna avanti 2-1. Fratini la gioca per Cece. Come per Rodriguez, Cece scambia ancora sul posto. Rodriguez cerca il varco, poi Ruscherzi in qualche modo allontana Vanderlei alle prese con Ippoliti, che è tornato in campo. Devono avanzare gli uomini in turno. Vanderlei rimane lì sul posto, pallone giocabile, buono per Fratini, può ripartire il contropiede. Allora 3 contro 2, Vanderlei arriva lui in chiusura. Bestetti, ottima la scelta in collaborazione con Vanderlei, si è allargato Luis Garcia, Bestetti, e quindi non aggancia, sorprende tutti i poli. Poi Fratini, passaggio in avanti per Cece che fa continuare la corsa, ma palla che si perde sul fondo. La gioca Treglia, fuori Bestetti, dentro Murillo. Vanderlei, il pallone sul sinistro, riesce a calciare, calcia di destro, sfera fuori. Imprevedibile Vanderlei quando il pallone gli gravita intorno al piede. Non c'è in avanti di Ferrari, che si perde, mentre ancora un problema il portiere del Minturno. Il massaggiatore praticamente ha il suo bel da fare tra portiere, Bestetti e Murillo, che non sono al 100%. Un turno che gioca con le fasce, vorremmo dire così. Piccola discussione tra le due panche, nulla di grave, tutto tranquillo. Entrato in campo il numero 10 Roberto Fratini, quindi Fratini, Ippoliti, Rodriguez e Armellini, mentre ancora a terra Torres, intorno che a Vanderlei, Treglia, Ruiz Garcia e Murillo. Potrà ripartire Iborra, lancio in avanti a cercare Vanderlei, perno e tiro di Vanderlei, Armellini gli mura il pallone, Vanderlei, Ferrari esce a prendersi la sfera, chiude tutto ogni varco, riparte Ippoliti, contropiede di Talpulla adesso che praticamente può spaccare la partita. Un gol a questo punto significherebbe mettere 10 minuti in cascina con due squadre che possono fare di tutto. Qui cerca il gioco di prestigio Fratini, non riesce a tenersi il pallone giocabile fino a un certo punto. Fatto sta che l'ultimo tocco è minturnese, quindi sfera fuori, poi te la può giocare lui. Si è sganciato Rodriguez, controllo di Treglia, parte Treglia, poi Garzia non riesce a intervenire sulla sfera. Ippoliti, l'esperienza su Fratini, la giocata da parte di Ferrari, ancora Ippoliti, lancia in avanti Armellini, non può agganciare proprio Armellini, Ippoliti aveva lanciato l'ottimo pallone. Torres per Vanderlei, spara fuori Vanderlei, nulla da fare per lui, si era un po' chiuso l'intorno in quel frangente. Il Talpulla che attacca con Rodriguez sull'out di destra, e gira ancora per Armellini, Ippoliti, Rodriguez, la presa con Treglia. Allora che filtra Armellini, l'appoggio su Ippoliti e c'è il gol, 2-2, Ippoliti la rimette in piano praticamente quando mancano 7 minuti. Ci ha pensato Ippoliti a mettere il gol a 7.58, 2-2, Ippoliti completa la rimonta. Bestetti in campo, Vanderlei, Bestetti, Treglia e Murillo. Treglia cerca di involarsi sul fondo, sfera fuori, rimessa di Ippoliti, Armellini, passaggio verso Rodriguez, sfera che riesce comunque a giocare per l'Italpolo. Intanto tutto fermo, c'è un fallo, fallo su da parte di Murillo su Rodriguez.
7:40 da giocare. Si rialzano senza problemi Rodriguez, dovrà batterla Ippoliti. Non è che riparte per Fratini. Passaggio verso Rodriguez in avanti a cercare lo scatto di Fratini. Non doveva fare. Già ripartita la sfera per la squadra del Minturno. In avanti, intervento di Ippoliti che mette fuori. Pallone in avanti per Teixeira. Impatta a muro a bestetta e qui riparte. Fratini in contropiede per la squadra ospite. Armellini, la chiusura di Teixeira in qualche modo ci mette una pezza. 7:18, Ippoliti potrebbe calciare addirittura quella zona. Passaggio verso Fratini, pallone in avanti, non può arrivarci Rodriguez. Palla fuori e rimessa che sarà del Minturno. 7:08, Torres. Vanderlei tiene a debita distanza, si allunga anche Adriano. Murillo a cercare proprio Adriano, su di lui Fratini. Passaggio verso Rodriguez che prova a involarsi, la chiude Bestetti, ultimo tocco suo, sfera messa fuori. 6:49, Ippoliti per Rodriguez, sta dando velocità al gioco di questa squadra. Ippoliti, qui Bestetti, c'è il fallo. Fallo di Bestetti, ammonizione per lui. 6:36 da giocare. Calcio di punizione in una zona pericolosa. Ippoliti e Vanderlei sul pallone, i due giocatori simbolo di questa gara. Fatto sta che a 7:36 c'è una punizione pericolosissima per l'Italpool. Ippoliti vuole che i suoi si schiaccino verso la porta. Time out chiamato da Biorcardi. Tutti in panca. Non vuole il time out la squadra dell'Italpool. Fatto sta che è stato chiamato, si va in panca. È stato chiamato il time out. Biorcardi allora può dare i suoi lo schema per questo calcio di punizione, mentre anche qui Vanderlei deve alzare il muro con i suoi per chiudere ogni varco al pallone, anche perché un gol subito adesso dovrebbe diventare sanguinoletto. 2-2. Cardillo e Treglia nel primo tempo per il Minturno, Cintato ed Ippoliti nella ripresa per l'Italpool. Si torna in campo, i due mister hanno studiato gli schemi. La costante è che Ippoliti è sul pallone, è pronto a calciare. Parte Ippoliti, il tiro, la parata da parte di Torres. Corner da parte di Fratini, pallone all'indietro verso Ippoliti. Cerca il movimento dei compagni, c'è Fratini a supporto. Gira palla verso Armellini, esce Bestetti, non va a fare, pallone verso Torres. Cercare Bestetti, Torres all'indietro per Vanderlei, di qua per Murillo che può giocarla comoda. Murillo cerca il passaggio, pallone che non filtra, possibilità di ripartire. 3 contro 2, Ippoliti e qui Torres. Il pallone gli rimane lì, riesce a stopparla. Poi Vanderlei, la botta, la parata di Ferrari. Sfera messa fuori. Ottime azioni, intanto è rientrato Cintato, fuori Rodriguez.
5:56 da giocare. Intanto scivola Adriano, pallone giocato dalla squadra ospite, il tiro e c'è il gol. Gol 3-2, cambia il risultato, Cintado, doppietta per lui, 2-3, passa in vantaggio, completa il sorpasso la squadra ospite con questo gol di Cintado. Adesso chiama la calma l'allenatore di Talpul, dimostrato di essere la capolista, risalendo la china sotto di 2-0 nel primo tempo, riuscita a portarsi adesso sul 3-2. Riparte Vanderlei, pallone che svirgola, termina fuori, messa da parte di Murillo, già giocata verso Texeira, all'interno adesso deve cercare il gol contro la capolista, costretta a inseguire per la prima volta in questa gara. Texeira verso Da Silva, Murillo, preso con Fratini, si è chiuso adesso la squadra ospite, verso Vanderlei, il tiro e c'è il gol! Il gol del Minturno con Murillo, 3-3. Ancora una volta cambia il risultato, 3-3. Murillo, ma che sponda che ha fatto Vanderlei. Ora è giocato da Italpol, Armellini verso Ippoliti, Cintado vuole un momento da parte di Fratini, 3-3. Ippoliti ancora, Cintado, Armellini dietro, passaggio verso Fratini, Armellini, Cintado, lancio in avanti, Ippoliti non può intervenire sul pallone, 4:54, pallone per Iborra pronto a rilanciare. Murillo, l'autore del gol determinante, subisce fallo, mentre praticamente Bestetti svolge stop and go a ripetizione, non al 100% Bestetti. Texeira verso Murillo, Vanderlei la sponda, si è sganciato Murillo, il pallone per lui, Murillo praticamente sale su Fratini, c'è fallo secondo il direttore di gara, palla fuori e rimessa che sarà per la squadra di casa. Non è già battuto da Ippoliti, Fratini avanti proprio il numero 11, Fratini riesce a giocarla con Armellini, avanti per Ippoliti, va bene di girarsi, cerca il varco Ippoliti, all'indietro per Fratini, Vanderlei non riesce ad anticipare il diretto avversario, sfera fuori, l'ultimo tocco di Ippoliti, Armellini, Vanderlei già battuto in avanti, Texeira di testa mette di poco fuori, nuova fare per lui, parte il pallone a 4 minuti dal termine della gara, Fratini, c'è il varco in avanti, qui si sbilancia Vanderlei, Fratini verso Cintado, passaggio in mezzo, si intromette Vanderlei sul discorso pallone, Da Silva, c'è Murillo sul lato sinistro, Da Silva va un po' a chiudersi su Cintado, arriva anche Fratini su di lui, qui Da Silva sbaglia completamente la giocata, pallone per Cintado, prova a seminare Adriano, sfera fuori, 3:36 da giocare, corner per l'Italpool, mentre praticamente ci sarà il portiere di movimento Rodriguez, portiere di movimento, allora non so se se ne è ravveduto Vanderlei, allora proprio verso Rodriguez, Vanderlei alza di poco fuori, 3:29 da giocare, calcio d'angolo battuto all'indietro per Armellini che praticamente fa da ultimo, qui per poco non riesce il gioco di prestigio a Murillo, ultimi 3 minuti che saranno la vivere a cardiopalma, vorremmo dire così. Bisogna ripetere la battuta, è entrato Ferrari nel frattempo in porta. La
Pallone verso Adriano. Sfera per Van der Ley. Ma Van der Ley prova a girarsi. Il sinistro, la botta, c'è il gol. Van der Ley. 4-3. Van der Ley va a festeggiare con i suoi. Volano un po' di transenne. 3-12, 4-3 in vantaggio in minturno. Van der Ley, che gol però. Riparte l'Italpool adesso, che deve di nuovo risalire la china. Come che resta lì. Fratini per Ippoliti. Lancio in avanti per Cintado. Ottimo lo stop in due tempi. Mette in angolo Torres. Nulla a fare su questo pallone per Iborra Torres. 3 minuti tondi. Cintado. Van der Ley si intromette sul discorso. Pallone e poi. Che pallone che ha salvato Armellini in questo frangente. Ha fatto un miracolo vero e proprio, volando a togliere la sfera da dentro la porta. Già battuta la sfera verso Van der Ley. Lancio in avanti, lo stop di Bestetti. Entrato per gli ultimi 3 minuti Murillo. Pallone che praticamente gli cade davanti, l'arbitro blocca tutto. Ha visto un fallo. Quinto fallo per il minturno, quinto fallo. Quindi adesso fermi tutti, perché ogni fallo ti manda al tiro libero. Pallone già battuto per l'Italpool. È entrato in portiere di movimento di nuovo Rodriguez. Ippoliti, uno che adesso deve rifugiarsi praticamente all'indietro. Armellini, 2.30. Fratini per Ippoliti, di prima intenzione verso Cintado, recupera un corner alla squadra ospite. Già battuto in giro per Armellini, che gioca praticamente da pivot arretrato. Lui che dovrà fare il portiere di movimento, tra virgolette, si fa per dire. Rodriguez, c'è il gol. E qui in turno ci casca nel portiere del movimento, subisce il gol dalla squadra ospite. 4-4, va fuori Rodriguez. Nulla da fare per i ragazzi di Van der Ley, mentre si ricomincia a giocare. Bestetti, pallone fuori, con finale a cardiopalma, sicuramente si vedrà qualche gol probabilmente. Pallone verso Van der Ley, portiere di movimento, vuole vincerlo Van der Ley, ma questa è un'azione che può portarti anche a soffrire in alcuni casi. Texera verso Van der Ley, si diluiva Ippoliti. Bestetti, troppo lento in questo caso. E qui Ferrari spara altissimo sopra la traversa. Portiere di movimento è una giocata che può diventare pericolosa in alcuni frangenti, anche perché rischi di subire gol che poi ti costano la gara. Qui a terra Texeira, terzo fallo degli ospiti, che se nel primo tempo erano arrivati già 5 falli, adesso sono fermi a quota 3, anzi a quota 4. Murillo, il tiro fuori, c'era Bestetti libero, poi ti la fa viaggiare benissimo per Armellini. Si gira Armellini, pallone fuori. Minuto e 34 da giocare. Dà indicazioni Van der Ley ai suoi. Si parte il cronometro. Palla al lato. Deve recuperare la posizione Torres. Andare avanti per Bestetti, per Texeira, pallone proprio per Iborra, dietro per Van der Ley, c'è Ippoliti che porta il pressing. Murillo, Bestetti, Ferrari, Torres, successo di tutto praticamente lì davanti. Già battuta la sfera per il minturno. Texeira per Iborra, minturno che adesso prova a pressare la capolista per cercare il vantaggio. Van der Ley porta a passeggio la sfera, non c'è nessuno, allora Van der Ley deve rifugiarsi in qualche modo. Tiene il pallone, poi alla fine va fuori con la sfera.
Arriva il portiere di movimento, rientra Rodriguez che fin qui è stato efficacissimo per la squadra ospite. Meno di un minuto, adesso sarà il minuto a dover giocarsi la difesa sul portiere di movimento. Riesce a intervenire Murillo, in questo caso Fratini, davanti Vanderlei, tiene fermo il pallone. C'è Bestetti, non può arrivarci, sfera fuori a 42 secondi, rientra Ferrari, va fuori Rodriguez, pallone proprio per il portiere, si riparte del Fratini, non bisogna commettere fallo. Armellini verso Ippoliti, ancora Fratini, lancia in avanti su questo lato per Armellini, la stoppa bene, c'è Cintaro da quel lato, prova a puntare Bestetti, la chiusura ottima di Bestetti, 23 secondi, rientra Rodriguez. Quanto possono durare delle partite in meno di un minuto, quante azioni si possono sviluppare. Fratini, pallone verso Rodriguez, avanti per Cintato, il tiro di Cintato, sfera fuori, la ripartenza da parte di Borra, avanti per Vanderlei. Vanderlei, c'è Bestetti, preferisce tergiversare, riparte con Teixeira, Teixeira verso Murillo, e poi di qui praticamente mette a terra, quarto fallo, abbatte Murillo con il fallo, 8 secondi, praticamente manca un soffio, bisogna solo tirare. Bestetti, il suo calcio di punizione, mentre praticamente Iborra è lì davanti, pallone verso Vanderlei, passaggio per Bestetti, avanti lungo la linea per Murillo. Murillo, bisogna tirare, nulla da fare per il minturno, termina 4-4 per le due squadre, una bella partita tra la capolista e il minturno, e veramente ottima la partita delle due formazioni. Io ringrazio Tiziana Palombi che veramente ha guidato la parte tecnica di questa gara, saluto al centro del campo per le due formazioni, per un minturno che trova un pareggio ma lo trova contro la capolista Ital Pool, in una gara che è stata entusiasmante e soprattutto tirata fino alla fine. Tanto è rientrato Macias, per lui problemi durante il secondo tempo, ma è proprio entrato praticamente in panchina. Complimenti a Vanderlei che porta a casa questo punto, complimenti al minturno, e linea che va alle interviste. Giovanni Cardillo, tu il primo gol contro questo Ital Pool, un 4-4 che però vi rilancia come squadra. Sì, noi stiamo passando un momento, abbiamo passato un momento un pochino... Scusa un attimo, auguri Giovanni. Grazie. Compleanno suo. Grazie. Comunque, come dicevo, abbiamo passato un momento un pochino difficile per via degli infortuni e tante altre motivazioni, e oggi abbiamo deciso di alzare la testa contro la prima in classifica. Una squadra molto preparata e soprattutto molto organizzata, perché noi abbiamo le qualità per affrontarla, e vogliamo uscire da questa, insomma, da questa situazione un po' più problematica, e oggi siamo riusciti a fare questo punto, potevamo vincere, però è andata così, va bene così, abbiamo affrontato una grande squadra. Diciamo che le avete affrontate tutte le squadre che vi precedono, quindi adesso dovrebbe arrivare un periodo un po' più tranquillo. Sì, io sono sicuro che con i nostri mezzi e il nostro grande mister Vanderlei faremo un grandissimo giro di ritorno, perché possiamo farcela. Segno X in una partita tirata dove praticamente le due squadre la potevano vincere in qualsiasi momento. Vero, guardi, un primo tempo dove noi abbiamo concluso con un passivo di 1-0, ma meritavamo primo tempo 1-0. Primo tempo 1-0 e subito dopo il secondo tempo hanno fatto il 2-0. Il primo tempo in se stesso noi meritavamo sicuramente di più, meritavamo forse di essere noi in vantaggio, l'abbiamo fatto il 2-0 perché loro comunque hanno qualità, una serie di giocatori che hanno indubbiamente qualità. Siamo stati molto bravi con carattere e testa a ribaltare la partita, a portarla sul 3-2. Devo dire un gol importante, quello di Vanderlei, che insomma è stato sicuramente una perla, però è vero, partita equilibrata, indubbiamente il minturno merita una posizione di classifica un pochino più alta. Io sono contento della mia squadra, un punto importante in un campo difficile, il campionato è lunghissimo, lo sappiamo, e manteniamo la vetta della classifica in attesa di giocare sabato prossimo
contro un Real Stella e stiamo alla finestra per capire cosa faranno United, Aprilia e Pomezia. Un campionato che si sta dividendo in due tronconi, forse il Minturno fa un po' da raccordo, ma praticamente lì davanti cominciate a scappare tutti e dietro ci sono quelle che devono salvarsi, non esistono vie di mezzo. Beh no, in realtà hai perfettamente ragione, secondo me hai centrato proprio l'idea del campionato e devo dire che il Minturno ha perso tutti gli scontri diretti con l'eccezione della partita di oggi e per questo probabilmente è quello un pochino più staccato perché poi qualche punticino per strada l'hanno perso più o meno tutti. Io guardo la mia squadra, spero che continuiamo a giocare così, stiamo migliorando, stiamo crescendo, forse oggi un piccolissimo passo indietro rispetto alle altre prestazioni, ma onestamente mi sono comunque piaciuti tutti, quindi sono contento, rimaniamo imbattuti, vediamo che succede, andiamo avanti. Mercato di dicembre, Italpullo si muoverà oppure sta bene così, ormai i quadri sono completi? Io faccio l'allenatore, quindi... Però sì, nella calza qualcuno i desideri li scrive. Mi auguro di scartare più cose, ma insomma anche qualora non dovesse arrivare nessuno non sarebbe un problema, la rosa è comunque competitiva. Esatto, noi perderemo Daniele Cece che è il nostro ultimo e per motivi personali ha una bambina piccola, non riuscirà a venire, quindi spero che venga sostituito, ma in realtà sono comunque contento, ho una rosa ampia, tutti possono giocare, anzi puntualmente ci sono sempre degli scontenti a fine partita che pensano di aver giocato poco e magari in questo modo riusciranno a giocare un pochino di più, ecco tutto qui.